Ciao, ultimamente mi hai sentito spesso blatterare di elettrico e di mobilità sostenibile. Ogni volta che ne parlo suscito anche il fastidio di chi non è interessato all'argomento, ma ci mancherebbe, è giusto così, non tutti dobbiamo essere per forza appassionati delle stesse cose. Personalmente io sono interessato a tutti quelli che sono i temi di mobilità, sono appassionato di moto, ma mi piace andare, mi piace viaggiare, mi piace scoprire. E in questo momento il mondo della mobilità, delle auto, delle moto, sta vivendo un periodo molto particolare, un periodo epocale, una transizione. Da più parti l'elettrico è indicato come la via del futuro. Sappiamo benissimo che l'elettrico ha ancora dei limiti, però ha sicuramente molte frecce al proprio arco. Sta evolvendo un nuovo mercato, un nuovo modo di intendere l'andare in auto o l'andare in moto, e quindi mi appassiona per questo, perché voglio raccontare questo cambiamento. Così negli ultimi giorni ho cominciato anche a chiedermi come sarebbe la mia vita se avessi un'auto elettrica, e la risposta è così, come la vedi ora in questo momento, perché non so se ti sei accorto di qualcosa di particolare in questi primi minuti di video, ma io sto guidando un'auto completamente elettrica, 100% elettrica, è la Nissan Leaf, l'auto elettrica più venduta al mondo, e l'ho scelta proprio per questo motivo. La Leaf che sto guidando io non è il modello nuovo appena uscito, ma è il modello già presente sul mercato da qualche anno, in particolare dal 2016 in questa versione, ed è la versione da 30 kWh. Dobbiamo cominciare a prendere confidenza con questa terminologia, perché l'elettrico non punta tanto l'attenzione su dati di cavalli, di potenza, eccetera, quanto proprio sulla capacità della batteria. Nel caso di questa Nissan Leaf sono 30 kWh, che in parole povere si traducono con un'autonomia dichiarata dalla casa in 250 km, ma si tratta più che altro di una misurazione ideale, perché nella realtà ho visto in questi giorni l'autonomia vera è di un 200 km, e comunque è un risultato più che soddisfacente. I vantaggi di avere un'auto elettrica mi sono sembrati da subito piuttosto chiari, al di là dell'aspetto ecologico, delle zero emissioni, che aprirebbe un discorso molto ma molto più ampio e complesso, perché sappiamo benissimo che in questo momento la produzione di energia elettrica non è, diciamo così, virtuosa come potrebbe essere, però ci sono buone notizie. Le fonti rinnovabili sono in aumento praticamente in ogni parte del mondo, quindi c'è da sperare che con l'attenzione di questo nuovo settore, con l'attenzione rivolto all'elettrico, migliori anche questa situazione. Ma non è questo a cui sto pensando io in questo momento, parlando dei vantaggi del viaggiare in elettrico. Si tratta di comfort, è un modo di viaggiare molto comodo, molto rilassante, sia perché non ci sono rumori, questa è l'unica cosa che si sente, il fruscio del vento, sia perché non ci sono vibrazioni di nessun tipo, non ci sono strappi, è tutto molto dolce, molto fluido. Ci sono molte meno azioni da compiere perché non abbiamo la frizione, non abbiamo il cambio, abbiamo un avanti e indietro, semplificando al massimo. Cambiare senso di marcia è facilissimo, fare le manovre in parcheggio è veramente un gioco da ragazzi. Poi il motore elettrico ha una bella spinta, è bello, lineare ovviamente, e annulla quasi completamente tutti quelli che sono i transitori, i tempi morti, ovvero quando dobbiamo accingerci a fare un sorpasso, magari dobbiamo schiacciare la frizione, cambiare il rapporto, scalare e accelerare. Qui basta accarezzare il pedale dell'acceleratore e veniamo proiettati in avanti. E soprattutto per quelli che sono gli spostamenti urbani in ambito cittadino, per il commuting è l'ideale, ci si stanca e ci si stressa molto meno. La Leaf non è sicuramente un'auto dalle alte prestazioni, perché stiamo parlando comunque di un motore che fa circa 110 cavalli, ovvero la potenza giustamente di un'auto media come può essere la mia Focus. Cambiano però i costi, perché viaggiare con un'auto elettrica costa molto meno. Innanzitutto abbattiamo completamente l'aspetto della manutenzione, è esente dal bollo, e anche l'assicurazione ha dei prezzi vantaggiosi. Per non parlare della corrente, che ovviamente costa molto meno della benzina. Diciamo che i costi attualmente sono di circa 3 euro, 3 euro e mezzo
per fare un centinaio di chilometri. E che la macchina si ricarica prendendo tempo. Abbiamo caricato un pochino, adesso la stoppiamo. Fine della ricarica, rimettiamo a posto i cavi. Sono altrettanto evidenti anche quelli che sono gli svantaggi però del viaggiare elettrico. Primo su tutti, lo sappiamo, autonomia e tempi di ricarica, ma io punterei l'attenzione più sul secondo, perché l'autonomia credo che sia più che sufficiente per l'utilizzo medio dell'auto, quindi non intendo per i lunghi viaggi, ovviamente non intendo per quando si vuole fare la gita, ma intendo per il commuting, per l'uso quotidiano. Molti di noi lavorano a meno di 100 km da casa, quindi un'autonomia che arriva a circa 200 km mi sembra più che sufficiente per coprire le esigenze quotidiane, per l'appunto. Sicuramente la questione cambia quando vogliamo fare qualche viaggetto. Lì bisogna cambiare radicalmente le proprie abitudini. Siamo abituati bene con i motori diesel e benzina a salire in macchina e partire senza quasi neanche controllare la lancetta, tanto sappiamo che prima o poi troveremo un distributore e sappiamo anche più o meno i costi. Invece con le auto elettriche la faccenda è molto diversa, la faccenda cambia perché dobbiamo programmare le distanze in funzione anche delle pause che dovremo fare. Ci troveremo così ad apprezzare ogni momento di sosta, mentre adesso ci fermiamo magari a fare shopping oppure ci fermiamo al bar senza preoccuparci di quello che è l'alimentazione dell'auto, con l'auto elettrica invece cominceremo a guardare ogni sosta con occhi diversi e anche una piccola pausa con gli amici al bar potrebbe diventare l'occasione per cercare una colonnina a cui attaccarsi. Il discorso colonnine è ancora molto complesso perché la situazione non è delle più idilliache. Certo è migliorata e sta migliorando rapidamente, però non è ancora delle più idilliache, è ancora abbastanza difficile trovarle, nel senso che non ce ne sono tantissime. Fortunatamente ci sono delle ottime applicazioni sullo smartphone e anche sul navigatore dell'auto che ci consentono di individuarle. Però non sempre sono libere, ce ne sono poche, spesso appunto c'è una colonnina magari che consente la ricarica al massimo a due veicoli. E anche quando si trovano le colonnine bisogna fare attenzione perché non sempre fa il caso nostro. Ad esempio quelle di Tesla non vanno bene per la Nissan Leaf e bisogna un po' farsi una cultura e capire quali sono le prese adatte a noi. E dopo un po' si comincia a abituarsi, si entra nell'ordine di idee, ci cambia veramente le abitudini. È proprio questo che richiede l'elettrico, un cambiamento di abitudini. Sono ancora molte le perplessità su quelle che sono l'effettiva affidabilità a distanza di anni. Ovviamente lasciare la strada vecchia per quella nuova, si sa ciò che si lascia, ma non si sa ciò che si trova. Detto questo, la Leaf è sul mercato già da diversi anni, già dal 2010 sostanzialmente, quindi c'è già una casistica che ci fa pensare che non ci sia affatto da preoccuparsi, che l'auto elettrica sia in realtà molto affidabile, anche perché lo sappiamo, ci sono molti meno organi in movimento, ci sono molti meno attriti, non c'è bisogno di lubrificare, è tutto molto più semplice ed efficiente. Per molti un aspetto negativo dell'auto elettrico è una questione di gusto, sensazione di guida. Questo apre ovviamente la finestra a quelli che sono i gusti personali e quindi diventa un po' difficile dare una risposta che valga per tutti. Quello che mi sento di dire è che io sono un appassionato di auto e di moto di ogni tipo e trovo veramente divertente guidare l'auto elettrica perché è estremamente lineare, è pronto, è reattivo e quando si pigia l'acceleratore si lascia veramente tutti alle spalle. Altro aspetto che va considerato quando si acquista un'auto elettrica è quello della ricarica domestica. Con l'acquisto della nuova Leaf, ad esempio, Nissan mette a disposizione, compreso nel prezzo, anche il wall da mettere in garage e così ci risolve un problema in più. Non solo, ma con il software dell'auto si può anche programmare la ricarica, così possiamo attaccare la spina
e far partire la ricarica soltanto magari nelle ore notturne, quando sappiamo che non ci sono altri elettrodomestici attaccati. Personalmente sono molto contento di aver fatto questo esperimento e ringrazio Nissan di essersi prestata al gioco e di avermi lasciato la Leaf per un paio di settimane, così ho potuto provare e sperimentare sulla mia pelle che cosa significa avere un'auto elettrica. Credo che la Leaf abbia un grande potenziale, l'auto elettrica in generale ce l'ha, sarei molto curioso tra l'altro di provare la nuova versione perché ha un'autonomia maggiore, essendo passata a 40 kWh contro i 30 di questa, e quindi con autonomia che promette di superare i 300 km. Allora diventa veramente una possibile, una potenziale sostituta dell'auto a benzina o diesel. Al momento questa Leaf che ho provato lo è solo in parte, lo è nell'uso quotidiano, ma non lo è se voglio fare una gita, se voglio andare in vacanza. Quando dovrò cambiare l'auto, prenderò in seria considerazione l'auto elettrica, perché è molto, ma molto più comoda. Lo dico veramente con la massima tranquillità. Lo so già che adesso qualcuno mi dirà che non sono un vero appassionato, che non capisco niente di auto, di motori, di meccanica, quello che volete. Provate l'auto elettrica, usatela per un po' e poi ne riparliamo, ok? Ci vediamo alla prossima, e se vi piacciono anche i test su quattro ruote, perché no? Scrivetelo sotto nei commenti.